il tema di questa sera si discute di grandi famiglie politiche che in qualche modo stentano poi anche a ritrovarsi o a ricollocarsi in un unico contenitore. Liberale è come dire democristiano, è un valore che ormai viene condiviso da forze politiche che sono anche contrapposte tra di loro. Quindi io penso a una cultura liberale, a una cultura democristiana. Poi ci sono i partiti che possono da queste opzioni culturali far nascere delle indicazioni politiche e soprattutto, cosa di cui si avverte più il bisogno, la formazione di una classe dirigente. Centrodestra e centrosinistra, gli schieramenti verso le amministrative di Avellino, se il centrosinistra sta attraversando ancora una fase un po' claudicante con questo campo largo che stenta a prendere forma, il centrodestra che condizione vive, onorevole? A me piace essere realista. Il centrodestra da vari turni perde sulla città di Avellino alle amministrative, dove non è andato al ballottaggio per ben due volte di seguito. Ma onestamente anche alle elezioni politiche abbiamo vinto il collegio grazie al consenso delle aree più interne. La città di Avellino ci ha bocciato sostanzialmente, quindi tutti dicono cosa fate, ma si dimentica che noi siamo la terza coalizione, per cui abbiamo il dovere di esprimere un'idea di governo della città. Naturalmente le elezioni sono sempre un inedito, non c'è una elezione che non riservi delle sorprese e ci si può augurare che magari questa volta la sorpresa sarà che il centrodestra, che parte sfavorito, se indovina una candidatura adeguata può concorrere e chiedere le chiavi del governo della città. Circolano già i primi nomi come quello del giornalista Rino Genovese, ha detto anche insomma lui di pensarci, ha dichiarato questa mattina. Che figura sarebbe per il centrodestra secondo lei? Ma il fatto stesso che venga ipotizzata la candidatura di una figura, si direbbe della società civile, di un giornalista che peraltro ha un consenso e un gradimento trasversale, dice che il centrodestra è in corsa, perché naturalmente se non ci fosse una condizione di competitività questi nomi non verrebbero presi in considerazione. Quindi naturalmente io lo reputo un segnale incoraggiante. Qual è il metodo per arrivare a decidere alla fine? Intanto ognuno deve fare il suo mestiere. Io quello di deputato, che peraltro è stato eletto in un collegio uninominale, quindi rappresenta tutta quanta la coalizione. Queste scelte appartengono ai partiti. Noi dobbiamo accompagnare il lavoro dei partiti, non sostituirci. Quindi la mia presenza sarà incisiva, ma anche discreta.